pomeriggio Rossini TV, anche oggi una giornata meravigliosa, tutta dedicata al Natale. Io oggi mi trovo a Fano, per la precisione sono in piazza 20 settembre, la piazza principale di Fano, e daremo il via brevissimo al Natale più a Fano, edizione 2022, e lo faremo con l'accensione di questo meraviglioso albero di Natale che potete vedere dietro di me alle mie spalle. Tantissime iniziative anche quest'anno per i più grandi, per i più piccoli, per un magico Natale. E allora venite con me, andiamo a scoprire che cosa succede oggi qui a Fano. Di Fano, Massimo Seri, sindaco, è pronto per questa edizione 2022 del Natale qui a Fano? Beh, siamo pronti, alle mie spalle c'è l'albero che aspetta di essere acceso. Questo momento è sempre un momento emozionante perché accendiamo la città, accendiamo quel clima caldo delle festività natalizie, delle festività tutte, anche del nuovo anno. E questo è un momento anche particolare, quindi lo facciamo con maggior sobrietà, considerato il clima che ci circonda, però vuole essere anche un messaggio di speranza, un messaggio che è una città che continua, che vive, ed è un augurio a tutte le famiglie. In questo momento anche un augurio che io faccio alla città e a tutti coloro che sono nella città, di vivere questo momento con la giusta intensità e con le belle relazioni che ci devono essere tra le persone. Ovviamente il Natale è gioia perché è festa, ma è anche sensibilità e solidarietà, quindi mai dimenticando quelle persone che magari sono meno fortunate, che hanno avuto un momento difficile, che stanno attraversando un momento delicato. E quindi ecco, l'augurio è quello di sentirsi tutti una comunità, perché una comunità è come una grande famiglia, sa stare insieme, sa aiutarsi quando c'è bisogno, sa vivere i momenti di gioia con intensità. Quindi questo è anche l'augurio che mi sento di trasmettere con questa serata, dove l'albero verrà acceso e viene acceso il clima caldo del Natale. E ovviamente ricordiamo che Fano è una città attivissima tutto l'anno, quindi il suo sindaco non poteva non regalare ai suoi cittadini un Natale più. Giustissimo, quindi buon Natale più a tutti. Accanto a me Etienne Lucarelli, assessore al turismo di Fano, ci siamo quasi, siamo pronti per partire con l'edizione 2022 del Natale a Fano. Sì, un'edizione bella, la definirei così, difficile, perché ci vuole un'attenzione, bisogna fare attenzione a non spendere troppo nell'energia elettrica, tutte le famiglie sono attente oggi a causa del caro energia, anche noi lo abbiamo voluto essere col Natale, ma questo ha scatenato la voglia da parte di tante realtà della nostra città, culturali, istituti culturali, enti, a realizzare tutta una serie di attività, tutta una serie di eventi veramente molto particolari e belli, quindi la nostra città sarà veramente viva, illuminata nel punto giusto, perché il cardo e il decumano della nostra città saranno completamente illuminati e veramente molto ben allestiti. Avremo un pincio con il villaggio di Natale che è stato allestito da Proloco Fanum Fortune, che è veramente bello, con le tipiche casette, i tipici mercatini di Natale. Abbiamo Piazza 20 Settembre, che sarà dedicata ad una serie di eventi imperdibili ogni sabato e domenica, realizzati in collaborazione con insomma, associazioni musicali, in collaborazione con scuole di danza, in collaborazione con le principali manifestazioni della città di Fano. Una giornata sarà dedicata al carnevale, una serie di giornate saranno dedicate al Fano Jazz con il progetto Fano Jazz Winter. Addirittura troveremo musicisti, giovani musicisti, uscire dai balconi della città, diversi balconi, fino a 5 insieme, quindi risuonerà musica lungo il corso da questi musicisti che usciranno direttamente dai balconi. E poi un'altra serie di attività, come ad esempio la Via dei Presepi. Oltre al magico presepe, siamo partiti ormai da 3 anni a questa parte a fare il presepe dei maestri carristi al Pincio, che tra qualche giorno sarà inaugurato con diverse nuove figure, addirittura figure in movimento, quindi veramente molto belle. Ecco, oltre a questo abbiamo anche il presepe di San Marco, che avrà nuove parti e quindi si rinnoverà.
diciamo che è il più bello del centro Italia, veramente sta attirando tante persone, ma anche la novità del presepe marinaro, quindi nella zona porto, nella chiesa del porto, questo presepe dove Gesù Bambino nasce direttamente da un quadro, da un trabucco nella nostra città. Ecco, poi attività teatro, musei aperti e quindi una serie di attività imperdibili. Ecco, la voglia di rendere la nostra città viva, di fare in modo che coloro che decidono di passare una giornata o più giornate nella nostra città trovano una città ben allestita, vogliosa di guardare avanti, di guardare al futuro, ecco, con nel cuore un po' di Natale, ecco, con accendendo la fiammella nel cuore di tutti per far sì che sia veramente Natale. Ecco, questo è l'augurio che facciamo un po' a tutti i cittadini della nostra provincia, a tutti coloro che decideranno di visitarci. Accanto a me Giacomo Grandicelli, presidente Proloco Fano. Giacomo, ci siamo pronti per il Natale più a Fano edizione 2022. Sì, infatti siamo pronti, proprio a breve faremo l'accensione dell'albero di Natale che inaugurerà definitivamente il Natale 2022-2023. 2022-2023 perché comunque sia la manifestazione durerà fino all'8 di gennaio e chiuderà praticamente con l'Epifania, che però si allungherà nel weekend. Quindi siamo pronti e ci aspettiamo anche un bellissimo spettacolo. Un programma ricco anche quello di quest'anno, qualche evento imperdibile, data da segnare sul calendario che ci vuoi ricordare? Sì, no, allora tutti i weekend noi faremo degli eventi in piazza per quanto riguarda i bambini. Adesso non vi sto a elencare tutto quanto perché c'è tutto un programma che chiaramente è a disposizione di tutti quanti anche sul nostro sito di Destinazione Fano. E in più chiaramente i punti salienti saranno poi a Capodanno, che chiaramente faremo una grandissima festa qui in piazza, e l'Epifania dove ci sarà la festa della Befana con il regalo delle calze. Stiamo valutando intorno ai 1200 calze che daremo chiaramente in omaggio ai bambini, quindi comunque una manifestazione ricca che sicuramente farà molto piacere a tutta la città. E ovviamente non possiamo non ricordare il lavoro della Proloco immenso, che è davvero il motore operativo di questo evento. Sì, no, il lavoro sicuramente ce n'è stato tanto, anzi io peraltro sono rappresentante della Proloco, ma è merito chiaramente di tutti i collaboratori che sono con noi, tutti i nostri associati, perché se non fosse per loro chiaramente tutto quello che abbiamo fatto non sarebbe possibile. C'è stato tanto lavoro dietro, è da tanto tempo che stiamo lavorando e siamo convinti che la gente apprezzerà tantissimo il lavoro che abbiamo fatto, perché quest'anno secondo me è venuto un ottimo lavoro. A parte adesso la piazza con chiaramente il nostro albero che fra poco lo vedremo acceso, comunque abbiamo anche i mercatini di Natale, che in realtà sarebbe il villaggio di Natale perché abbiamo allestito tutta la zona Pincia con i mercatini, ed è sicuramente una zona da vedere, che invito tutti a venire a vedere. Più chiaramente abbiamo la pista di ghiaccio che sarà operativa nei prossimi giorni, quindi tutto sommato Fano c'ha parecchie cose da far vedere e invito tutti quanti a venire qui in città. Adriano Pedini, direttore artistico di Fano Jazz, perché ovviamente anche Fano Jazz partecipa al Natale più a Fano edizione 2022, e mi hanno detto che quest'anno uscirà della bella musica dalle terrazze del centro storico. Sì, beh, questa ormai è diventata una consuetudine, perché queste serenate sui balconi, così l'abbiamo chiamata, è un'iniziativa che è partita durante il periodo del lockdown, quando non ci si poteva incontrare, stare vicini, quindi ci siamo arrampicati sui terrazzi in modo tale da avere una distanza tale da poter consentire ai musicisti di suonare e al pubblico di ascoltare. Questa iniziativa è andata molto bene, è piaciuta molto, e quindi siamo al terzo anno di proposizione. Questo è il contributo, uno dei contributi di Fano Jazz Network. Quindi nelle giornate domenica 18 avremo su quattro balconi della città, in particolare il balcone di Porta Giulia, il balcone di Bracci Pagani, il balcone del Pincio e il balcone di Piazza Costanzi, delle formazioni di musicisti locali che suoneranno, ripeto, in contemporanea, in modo tale da allietare poi la passeggiata che insomma si fa durante queste feste natalizie. La novità di quest'anno
e che ad Aglietare sui balconi ci saranno come protagonisti, ci saranno dei musicisti giovani, giovanissimi, perché sono una parte dell'orchestra Mosaico, che è l'orchestra dei giovani musicisti che noi ormai portiamo avanti come progetto didattico, e quindi saranno loro in gran parte a suonare su questi balconi. Quindi un momento importante in cui anche i bambini possono essere protagonisti di questa iniziativa. Si veste a festa e diventa un fiabesco villaggio di Natale. Tanti mercatini con prodotti artigianali e anche prodotti locali tipici enogastronomici. È già partito il Natale e noi siamo pronti per festeggiarlo. Venite a Fano nelle prossime settimane a passare una bellissima giornata insieme alle vostre famiglie e alle persone che avete nel cuore. Ringraziamo ovviamente la Pro Loco di Fano, il comune di Fano con il suo sindaco Massimo Seri, e io come sempre vi mando un grande abbraccio da Roberta, da Rossini TV, e alla prossima.